lato prevenire le esondazioni e poi ovviamente invece intervenire purtroppo laddove l'esondazione si è verificata. Credo che sia molto importante il contributo dei cittadini, in particolare ovviamente quelli che abitano nelle aree limitrofe. Il prossimo incontro, settimana prossima, sarà svolto in un altro quartiere che viene colpito diciamo dalle inondazioni, che è il quartiere Isola, che ha in certo qual modo le stesse criticità che subite voi quando esonda qua il Seveso. Dicevo, è molto importante perché questo piano, poi tra nel dettaglio l'assessore della protezione civile, sottolinea molto l'importanza della collaborazione tra istituzioni e anche cittadinanza, in modo tale da mitigare i disagi e intervenire in maniera anticipata rispetto ai vari step che poi verranno illustrati degli allarmi dovuti appunto alle piogge e quindi al rischio di esondazione. Do la parola all'assessore Maran per un intervento più macro relativo al progetto complessivo e poi all'assessore Granelli per entrare invece nel dettaglio del piano di emergenza, con la collaborazione ovviamente della protezione civile che poi è sul campo insieme alla polizia locale per intervenire nei momenti di maggiore criticità. Grazie. Grazie anche perché oggi non ho una voce, quindi sarebbe stato complicato l'intervento. Anche io sarò breve, anche un po' perché delle mie facce siamo quasi tutti quelli della volta scorsa. Rispetto all'incontro precedente, mi sembra utile solamente un rapido aggiornamento sul tema del progetto delle vasche che stiamo monitorando passo dopo passo tutti i tempi che ci eravamo dati, vogliamo concludere tutti i progetti nei tempi previsti. Ci eravamo contati il giorno in cui era stato presentato il progetto preliminare approvato dalla Giunta della vasca del Parco Nord. Stiamo procedendo con la progettazione definitiva nelle tempistiche, così sta facendo la Regione con le vasche che deve fare lei, in particolare quella del Sinago, che è la prima che deve andare a gara, e al tempo stesso stanno andando avanti le operazioni di regolazione. Come forse avete avuto modo di vedere anche sui giornali, sono in stato avanzato i lavori di pulizia del canale sotterraneo. Siamo andati in due occasioni anche io e Granelli a illustrare, ha detto che rispetto alle tante leggende metropolitane che erano circolate sul canale non ci sono oggetti rilevanti che ostruiscono il percorso del fiume, c'è ghiaia, c'è terriccio che viene posto, è un'operazione importante, utile di pulizia, non aspettiamoci miracoli senza l'intervento delle vasche perché la pulizia solo del sotterraneo è un miracolo, non è, è un'operazione utile che migliorerà un po' la situazione, ma ci lascia in stato di allerta fino a quando dovranno fare le vasche. Le vasche sono nel percorso, quindi chiediamo che ci vogliano 3 anni per farle, questo è il motivo per cui comunque andiamo avanti a migliorare e affinare i programmi di intervento del protezione civile, perché fino a che non abbiamo le vasche, purtroppo ad oggi questa è la formula migliore che abbiamo per cercare di attenuare i danni. L'ultimo punto, su questo magari Granelli che segue di lui la partita, se non ho telefonato in generale, anche il tema dei risarcimenti, mi sembra stiamo procedendo sulle tempistiche previste, quindi poi se abbiamo domande specifiche siamo pronti a rispondere a tutto, devo dire che questi incontri ci aiutano anche a tenere il filo di azioni che ci teniamo a tenere aggiornate settimana dopo settimana, perché già sono decenni che battiamo le esondazioni del Seveso, visto che in questo momento tra il governo nazionale, la regione e il comune di Milano c'è una finestra per risolvere i problemi e superare tutte come dire, le criticità in termini economici, di approvazione dei progetti, sono tutte le cose che hanno bloccato per decenni la soluzione del problema, vogliamo fare in modo che
oggi che c'è questa finestra, di sfruttarla al meglio per portare a compimento la realizzazione dei progetti. Grazie. Grazie. Come diceva appunto Mahan, noi abbiamo davanti un tempo nel seguire appunto questo piano di lavoro di circa 3 anni, in cui mentre cerchiamo soluzioni più determinanti, dobbiamo lavorare sullo status quo per diminuire gli aspetti. Quindi, prego, stasera vi illustriamo un po' questo lavoro del piano d'emergenza, che è un piano, si parte dal piano di emergenza comunale, che è il piano dove sono individuati tutti i rischi, poi Protezione Civile se mai mi corregge, tutti i rischi riguardanti la città di Milano, cioè rischio idrogeologico, sismico, di incidente rilevante, rischio neve, il piano per la gestione integrata dell'emergenza di incidente aeromobile. Questo piano è un documento ufficiale, piano di emergenza comunale, il primo è stato approvato nel 2010 con la delibera di giunta e poi è stato aggiornato con la prima integrazione nel 2012, sempre con la delibera della giunta comunale. Quindi noi partiamo da questo piano che già esiste, siamo partiti dalle sperimentazioni che infatti abbiamo già fatto nel 2014, cercando di imparare, di raccogliere consigli di chi poi è sul momento dell'esondazione, dai cittadini, da tutti gli operatori, e abbiamo provato a mettere in fila un po' tutte le possibili azioni di miglioramento. Di questo ne abbiamo steso una prima bozza, abbiamo incontrato tutti i settori comunali, i consigli di zona, gli altri enti come AMSA, 2A, eccetera, che FS, che hanno a che fare con questo piano. Stiamo raccogliendo da tutti questi soggetti le implementazioni e poi il documento sarà approvato in giunta e diventerà l'integrazione del piano, quindi ufficialmente lo strumento guida. Intanto già noi nel 2014 abbiamo attuato sperimentalmente alcune delle cose che vedremo qui. L'obiettivo è quello che qui abbiamo un po' descritto secondo queste 4 scelte. Il primo è anticipare e migliorare gli interventi propedeutici all'esondazione, quindi cercare di migliorare tutti quegli interventi che possono servire per migliorare le condizioni precedenti. Poi aumentare e diffondere maggiormente le informazioni, cioè fare in modo che ci sia un'informazione diffusa, in modo che tutti sappiano sempre le situazioni, le condizioni e anche le azioni che si possono fare. Promuovere, questo vuol dire soprattutto anche negli enti, non solo nei cittadini, per i cittadini in particolare promuovere l'attivazione di quei comportamenti sia di prevenzione che limitazione dei danni da parte della popolazione e promuovere la partecipazione di tutta la popolazione alle azioni di prevenzione. Per calmierare i danni e cercare di prevenire con azioni anche semplici che però si possono fare. E poi potenziare le azioni di limitazione dei danni, cioè quindi fare tutto quello che serve precedentemente per limitare, diffondere le informazioni, cercare quindi tutti di avere informazioni, sapere qual è lo stato del rischio e le azioni che si possono fare e poi limitare quelle azioni che possono limitare i danni. Adesso le vediamo un po' nel dettaglio. La prima scelta è quella di potenziare il sistema di allerta. Come sapete voi tutti, non devo dilungarmi, il fiume Seveso risente molto di fenomeni atmosferici, anche molto locali e in tempi molto brevi. Quindi anche temporali estivi su una piccola area del bacino possono creare esondazione. La prima scelta è quella di migliorare la possibilità di analisi del sistema meteorologico per avere delle missioni dell'allerta mirate. Noi partiamo da un sistema, poi Protezione Civile ci può spiegare come funziona,
di un'allerta che viene messa dal centro funzionale della Regione Lombardia sulla regione o alcune macro aree della regione. La nostra macro area va dal Ticino fino all'Adda, dal lago di Como fino al confine pavese. Quindi capite, un'area vasta, di cui il Seveso è una piccola parte. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è chiedere a Regione Lombardia, che ha competenza su questo, di studiare dei sistemi per darci delle previsioni meteorologiche più specifiche per quanto riguarda, perché se viene il temporale a Vietegrasso o viene allentato sul Seveso, le cose cambiano notevolmente. L'altro, in questo schema, noi abbiamo, a partire già da fine luglio di quest'anno, comunque attuato un meccanismo per cui tutti i giorni a Protezione Civile Comunale arrivano le previsioni meteo circostanziate. E indipendentemente che ci sia l'allerta o meno, c'è una valutazione da parte dei tecnici di Protezione Civile che ci comunicano, anche in assenza di meteo, ma se vediamo che di allerta, vediamo che ci sono dei rischi, noi possiamo comunque attivarci. Quindi abbiamo pensato di costruirci un monitoraggio interno quotidiano, per cui in caso ci sia qualche rischio ce lo comunicano e questo fa scattare la convocazione dell'unità di crisi locale, presieduta dal sindaco o dall'assessore, gli assessori competenti, con tutti i soggetti e quindi in questo modo andare a poter mettere subito attorno al tavolo i soggetti, valutare le condizioni meteo, rischi, eccetera, e decidere tutti i processi da fare e metterli in campo. Quindi, prima cosa è questo potenziamento del sistema d'allerta, cioè cercare di essere più attenti possibile, quindi di andare a fondo su possibili rischi. Avanti. Questo meccanismo fa partire la prima azione che fa l'unità di crisi locale è effettuare un monitoraggio dei livelli idrometrici, dei livelli del fiume e dei radar, in modo da capire bene come sta andando l'allerta. Per fare questo noi abbiamo potenziato e quindi fatto in modo di avere gli strumenti per poter costantemente monitorare questi livelli e attraverso un accordo con MM e ALCO, Protezione Civile, adesso noi siamo in grado, meglio, Protezione Civile è in grado di leggere costantemente, minuto per minuto, i livelli del Seveso. Quello più a monte per ora era appunto quello di Milano Viornato, cioè non di Palazzolo, Milano Viornato e Milano Valfurba. A questo abbiamo aggiunto quello di Cesano Maderno. Quindi attualmente Protezione Civile è in grado di avere minuto per minuto la situazione reale. Questo, incrociandola con il radar, ci fa vedere come si modifica la situazione. Abbiamo inserito questo nuovo idrometro di Cesano Maderno in modo che riusciamo a conoscere come è a monte, quindi questo vuol dire avere informazioni in più e soprattutto averle preventivamente in anticipo e quindi avere più minuti, ore, eccetera, per sapere come attivarsi, capire lo sviluppo. Poi è chiaro che l'aumento del Cesano Maderno va incrociato, ve l'ho spiegato, con radar per capire se è una cosa momentanea o meno, però questo è un'altra cosa che è molto utile e quindi andare a monitorare i livelli, metterci in grado di conoscere minuto per minuto. Avanti. Comunicazione e attivazione ai cittadini. Queste informazioni attraverso l'unità di crisi locale, noi le abbiamo in Protezione Civile, l'unità di crisi locale si attiva, c'è l'allerta, dice bene, da quest'ora ci potrebbe essere il rischio, Protezione Civile con degli sms interni manda, a secondo della fase, ogni ora, ogni mezz'ora, ogni 10 minuti, l'andamento dei livelli ai settori comunali e ai soggetti. Questo ci permette al sistema di poter operare. Però noi pensiamo che sia fondamentale questo tipo di informazioni, chiaramente gestite, è importante che siano conosciute da tutti i cittadini, da tutti i soggetti che abitano nel territorio, per conoscere
non solo il fatto che siamo in uno stato d'allerta, potrebbe succedere in questi due giorni, ma per capire se questo stato d'allerta si sta concretizzando o meno, se siamo vicini, eccetera. E quindi la prima cosa è diffusione delle previsioni negli stati d'allerta utilizzando comunicati stampa, i social media, eccetera. E questo fatto, l'abbiamo fatto un po' sperimentalmente con un accordo con il settore comunicazione del Comune di Milano, sarà fatto in maniera sistematica, per cui l'unità di crisi e protezione civile comunica e la comunicazione mette questo tipo di informazioni su questi strumenti. Poi abbiamo pensato di attivare questo servizio, un servizio a cui ci si potrà iscrivere volontariamente, e cioè ognuno di voi che è residente nelle aree, eccetera, o domiciliato, o all'attività, eccetera, potrà iscriversi a un elenco e ricevere un SMS che lo aggiorna sulla situazione. È chiaro che non vuol dire ricevere un SMS in 10 minuti sull'andamento dei livelli, vuol dire sapere quei passaggi fondamentali, dopo potremo vederli, e cioè se siamo o no nella fase d'allerta, se abbiamo superato un certo limite, quindi la fase d'allerta comincia a diventare, a concretizzarsi. E questo l'abbiamo abbinato a un vademecum che verrà distribuito in cartaceo e anche con distribuzione informatica, dove c'è un meccanismo di connessione. Che si è passati alla fase di attenzione, nella fase di attenzione ti conviene fare queste azioni, spostare la macchina da queste vie ad altre vie più sicure, perché può succedere che nelle prossime 24 ore avvenga un'operazione che non costa tanta fatica, oppure si sta alzando, siamo molto prossimi, conviene che vai giù e metti la paratia all'ingresso, metti il sacco di sabbia, perché ormai ci siamo e c'è il rischio. Chiaramente questa cosa va gestita molto bene, perché abbiamo, come penso possiate ben capire, ed è uno dei temi fondamentali dei sistemi di protezione civile, avere due rischi: o di allertare troppe volte e quindi uno, poi i cittadini si abituano all'allerta, no? È il classico sistema della lupo al lupo, quindi poi non ci si fa più caso, oppure del avvisare troppo in prossimità dell'evento e rendere praticamente impossibile l'azione, appunto, di mitigazione. Quindi su questo abbiamo provato, identificato 3-4 momenti che possono essere utili a questo. Chiaramente anche noi li sperimenteremo. Noi abbiamo previsto col bilancio l'acquisto di tutti questi SMS, verrà data la possibilità di iscriversi, di aderire e di ricevere. Lo strumento SMS ci è sembrato quello più semplice, immediato. Abbiamo visto, ci sono alcuni che fanno anche il messaggio registrato al telefono, eccetera. L'SMS è più comodo perché uno ce l'ha in qualsiasi punto, se è in strada, se è in giro, fa spostare. Certo, c'è un po' l'handicap, che dopo lo vedremo, che se succede di notte uno dovrà abituarsi che se c'è l'allerta dovrà mettere il telefonino vicino al comodino che suona forte, eccetera. Però è un modo, insomma, che permette di dare una comunicazione migliore. Avanti. Poi un altro aspetto che cercheremo di fare è il potenziamento delle azioni preventive che dicevamo prima, cioè per limitare. Una prima cosa è che abbiamo cercato di riflettere insieme con MM su come diminuire la quantità di acqua nel tratto combinato del Seveso durante le fasi allerta. Se siamo in fase allerta e sappiamo che arriva la quantità d'acqua, cerchiamo di diminuire. Questo abbiamo pensato di anticipare la deviazione delle acque del Seveso nello scolmatore di Palazzolo, combinando insieme il livello di Cisano Maderno con quello di Valfurva. Prima, in precedenza, l'attivazione del canale scolmatore, quindi la deviazione dell'acqua, avveniva solo quando in Valfurva si arrivava a 108 cm, con questo meccanismo incominciamo a utilizzare anche altri livelli e quindi cercare di anticipare, perché se ormai a 108 in Valfurva c'è tutta l'acqua già che è passata da Palazzolo in poi, chiudere solo in quel momento a Palazzolo vuol dire non essere così efficiente il meccanismo.
e quindi abbiamo provato a mettere. Questa azione è un'azione che è connessa anche con l'attuale, abbiamo discusso anche in regione di questo, perché stanno facendo anche i lavori sullo scolmatore, quindi dobbiamo tarare bene questo aspetto, però abbiamo fatto un passo avanti di questo tipo, quindi cercare di deviare l'acqua un po' prima. E l'altro aspetto è, siccome sapete bene tutti che via Melchiorre Giova, se entra nella Martesana e confluiscono insieme sotto, abbiamo detto proviamo a vedere se è possibile togliere un po' d'acqua dalla Martesana quando siamo nella fase a rischio, in modo da facilitare avere più acqua che del senso che può proseguire il suo viaggio. Questo è possibile deviando la Martesana all'altezza di via Idolo, Cascina Gotto per intenderci, passa sopra il lampo. Lì abbiamo ragionato con i settori di Mahan che seguono questo aspetto, cioè Lombardia e Alpo, ed è possibile fare questa manovra, chiaramente va misurata perché poi anche l'Alpo ha dei problemi, quindi però siccome in genere poi semmai si spiega i tempi non sono perfettamente sovrapponibili, questo permette anche qui non di rivoluzionare, permetterci di avere chissà quant'altro, però di cominciare a fare in modo che nella prima fase dentro nel tratto combinato sotto il Melchiorre Giova non ci sia l'acqua della Martesana e quindi abbiamo più spazio per mandare l'acqua del senso. Avanti. Un'altra azione preventiva è aumentare la quantità d'acqua che viene assorbita dalla rete fognaria durante l'esondazione. È chiaro che i danni, voi li conoscete bene, sono dovuti al fatto che l'acqua e il fango, eccetera, più supera un certo livello, più è facile che arrivi, passi sopra il marciapiede, dal marciapiede ai passaggi per le cantine, ai piani terreni, eccetera. E poi più c'è acqua, più sono le vie che vengono interessate. Allora abbiamo detto, proviamo a capire se noi facciamo qualche azione per fare in modo che l'acqua quando esce possa essere il più possibile assorbita dalla rete fognaria. Questo abbiamo identificato, l'aumento del numero di chiusini da aprire in caso di esondazione. Con MM, servizio idrico, abbiamo lavorato su come poter aumentare il numero di chiusini, tubini dove da aprire per far entrare l'acqua. Potenziare le squadre, per quella è l'operazione che in sé non è difficile, bisogna solo aprire un tombino, ma aprire un tombino è pericoloso perché poi se qualcuno ci va dentro, soprattutto se noi lavoriamo per farlo prima, per non andare poi, come avete visto in diversi casi, poi a cercare quando c'è già l'esondazione, il turbine, eccetera, ma farlo preventivamente in modo che subito possano assorbire l'acqua e preparare diciamo, il terreno all'esondazione, bisogna avere una capacità di lavoro e anche di chiusura di strada adeguata. Allora nel piano abbiamo integrato il sistema delle squadre di MM con la protezione civile e con polizia locale. Per chiudere quelle strade, aprire i tombini. MM ha raddoppiato le squadre invece che una, due, quindi possono andare in parallelo. Abbiamo aggiunto una squadra di protezione civile che sarà formata per fare questo lavoro e poi l'assistenza con un piano già previsto, coordinato con la polizia locale per chiudere il transito di quella strada lì, dove si aprono i tombini e fare in modo. Quindi questo dovrebbe permetterci di assorbire un po' più d'acqua. E poi abbiamo chiesto ad MM di valutare un progetto per costruire delle griglie fisse che in sedia stradale possono assorbire acqua e mandare in fognatura, soprattutto poi qui i tecnici possono spiegare, andando a inserire su tratti di fognatura che in genere non erano interessati e quindi possono assorbire l'acqua. Ne abbiamo, dopo li vedrete, ne abbiamo identificati alcuni. Anche qui non è che potremmo assorbire tutta l'acqua dell'esondazione, però ad esempio fa in modo che non si alzi più di dovuto, comunque assorbire, quindi soprattutto in caso di non esondazione gravissima, si possa ridurre l'acqua o comunque anche se perdura avere un po' più di assorbimento. Avanti. La terza azione è sostenere le azioni di difesa delle esondazioni messe in atto dai cittadini, commercianti, imprenditori. Cioè è chiaro che noi possiamo fare queste azioni, però è importante che ognuno possa poi attuare le proprie difese, cosa che a mio guarda molti fanno da tempo, no? Hanno comprato le paratoie, eccetera. Allora noi abbiamo fatto con il settore del commercio, dato un contributo
ai commercianti che installano delle paratoie. Stiamo preparando una delibera anche per i condomini cittadini, sono sposate sulle documenti di bilancio, in modo da avere un contributo per chi dice: io acquisto una paratoia, la metto, ricevo un contributo dal comune per cercare di tutelarmi. E poi abbiamo ripensato e messo in piedi un sistema coordinato con il consiglio di zona, adesso stiamo appunto attuando dei meccanismi concreti di distribuzione anticipata di sacchi di sabbia, in modo che i cittadini possano avere. Su questo non bisogna, ne abbiamo parlato con la zona, la collaborazione con il consiglio di zona e con tutti i condomini, perché poi bisogna fare in modo che uno i sacchi di sabbia riceva la protezione civile, abbiamo macchinari per realizzarlo, ma poi uno deve sapere dove conservarli, fare in modo che quando siano da mettere, quando arriva l'allerta con l'SMS ci sia chi li va a prendere, li mette in posizione, non l'ultima volta non si siano dimenticati da qualche altra parte o siano in un locale chiuso a chiave, non so dove sia da chiave, insomma bisogna organizzarsi da questo punto di vista, però vuol dire avere qualche strumento in più per difendersi. Avanti la slide, scusate. Poi c'è tutto il tema della pulizia ordinaria, periodica, che, a cui faceva già riferimento Maran, e la manutenzione pulizia dei tombini, perché ci sia comunque la capacità di assorbimento. Avanti. Poi c'è l'ultima parte, invece, il lavoro dopo l'esondazione, che è un'altra cosa importante. Su questo con ANSA, c'è anche dottor Pengo qua di ANSA, che conoscete, abbiamo potenziato i mezzi e abbiamo con Protezione Civile studiato un meccanismo maggiormente coordinato, diviso un po' in due fasi. La prima fase nell'immediato, appena smette di arrivare l'esondazione, e poi nelle prime ore, quindi vuol dire l'asportazione dell'acqua, eccetera, e poi la pulizia per i 15 giorni successivi di tutte le strade, eccetera. Su questo abbiamo potenziato i mezzi e meglio coordinati fra di loro, in modo che ci sia una capacità di apertura delle strade, di pulizia delle strade più veloce, perché il blocco del traffico e dei mezzi pubblici è fondamentale. Se vi ricordate, nell'ultima esondazione, quella di novembre, dal sottopasso Sacco, Viale Sacco, dove si fa sotto la ferrovia, da lì abbiamo tolto 5 camion di fango, cioè tolto ANSA, 5 camion di fango. Quindi abbiamo lavorato per avere qualche mezzo loro che possa più agevolmente caricare questo fango, cioè, e quindi cercare di migliorare, diminuire il tempo con cui poi si può riaprire la strada. Mi pare che siamo forse siamo all'ultima. Il piano d'emergenza, quindi, che racchiude tutte queste cose, è fatto in 7 fasi: fase di attenzione, di preallarme, allarme, esondazione, cessata esondazione, ripristino, cessata l'ultima, cioè il doppio, chiedo scusa, è ritorno alla situazione ordinaria, cioè chiudere l'allerta. E ognuna di queste fasi prevede dei meccanismi, alcuni messi nel piano, e poi ogni ente, ogni settore dell'amministrazione comunale, per esempio le scuole, la gestione delle case popolari, eccetera, ha realizzato un incontro con noi per avere quelle azioni, in modo che non succeda che nel momento in cui c'è l'esondazione si dica: bene, adesso cosa facciamo? Allora, di avere già programmato il fatto che il settore scuola, che sia il settore dei lavori pubblici, fa la verifica delle scuole per vedere se ci sono stati dei danni, eccetera. E quindi cercare ognuno di fare un proprio elenco di quelle azioni da realizzare, in modo che automaticamente, quando scatta una di quelle fasi, ci siano le azioni da fare, comprese le decisioni difficili. C'è la previsione: dobbiamo decidere di chiudere le scuole? Quali scuole si chiude, eccetera. Non è una decisione che si può prendere in quel momento, meglio,
nell'emergenza, l'ultimo 8 novembre l'abbiamo presa in un momento così. Meglio invece definirla a monte, sapere quando c'è quel fattore di rischio, le scuole interessate sono già avvisate, basta una comunicazione immediata e si procede. Oppure la chiusura o meno del mercato. Qui ad esempio l'altra volta è guardato il mercato di Piazzale dell'Agosta, anche qui metterlo già nel programma e nel piano, in modo che se c'è un fattore di rischio di un certo livello, il settore commercio sa che la prima cosa che deve pensare è quella, come poter attivare la chiusura del mercato e decidere di procedere. Quindi un piano che non riguarda solo in sé la protezione civile, ma riguarda un po' tutti i settori dell'amministrazione e tutti gli enti coinvolti per cercare con l'obiettivo a monte di limitare il più possibile i danni, prevenire e quindi aiutare al meglio la popolazione. Questo è un po' il piano. Lascio adesso la parola alla Protezione Civile per far vedere anche alcune carte, alcuni dati tecnici e poi possiamo aprire il dibattito. E siamo in una fase in cui non abbiamo ancora portato in giunta, stiamo ancora affinando e quindi osservazioni, consigli, oltre che le domande sono uno strumento utile per realizzare un piano che sia il più possibile partecipato e efficace al massimo per tutelarci in questi anni che ci separano da risposte più definitive.